Congratulazioni! Noi, il braccio di tutti i candidati, tutte le persone che si sono impegnate in questa campagna elettorale, e da domani ci vediamo. Che i comuni, per quanto non è di loro competenza, non è osservare, ci sono dei problemi. Dal sostegno dei termolesi, questa è stata la chiave della nostra storia. Chi dedica la vittoria? A mio padre. E per gli schippi! Tante cose, pregi di la prima cosa che farà domani da sindaco. Domani innanzitutto simbolicamente nel momento in cui ci insediamo toglierò quelle ancora lì e poi andremo a revocare quella delibera di giunta fatta in una maniera carnevale. Un pensiero per i più deboli. Siamo allora a disposizione, riapriremo le porte del comune di Terni perché la nostra amministrazione terrà conto di queste cose, della sensibilità e soprattutto delle persone e delle fasce più deboli. Di cosa ha bisogno Terni? Tante cose, ma piano piano le metteremo tutte in piedi e cercheremo di risistemare questo sfacelo che stiamo facendo. Cosa dice al suo avversario sconfitto questa sera? Mi auguro che non ci sia qualche sentenza del Consiglio di Stato che dà la maggioranza che ha 40%. Qual è la prima emozione, sindaco? Sereno, tranquillo, sapevamo di raggiungere questo risultato, abbiamo messo da parte le polemiche, abbiamo lavorato con molta tranquillità, ci siamo presi un po' di insulti da parte di tutti, però i miei consiglieri hanno saputo reagire con dignità, schiena dritta e soprattutto hanno rispettato i cittadini. Cosa significa riprogettiamo assieme Termoli? Ripartiamo da quello che per noi è la termolesità, cioè essere una comunità, essere una città unita, sarò il sindaco di tutti, da chi mi ha votato e chi non mi ha votato, ma dobbiamo riportare la serenità in questa città, troppe visioni. Qual è la visione del